ospite qui allo studio, un nuovo artista che ha voluto dare il proprio contributo. È un altro capitolo che si apre, che è quello un po' anche del bilancio di questo primo anno di attività. Com'è andata e quali sono state le soddisfazioni più grandi che vi siete tolti? Allora, l'ospite è Gippi Rondinella. Gippi è il tatuaggio in Italia insieme a altri 2-3 artisti. Secondo me, se noi facciamo questo lavoro è grazie a loro che hanno spianato la strada e hanno fatto capire che il tatuaggio era arte, non solo un segno della pelle fatto in carcere o in marina. E siamo, vabbè, non fieri ma di più di averlo. Io personalmente ho fatto i primi passi in questo mondo grazie a lui e Fiorina, al dragone del tatuaggio, e perciò felicissimo, emozionatissimo, insomma, veramente tanto felice, guarda. E niente, un anno bellissimo, non ci aspettavamo così tanto seguito, siamo proprio contenti. La gente ha capito il nostro impegno nel fare uscire dallo studio solo lavori di qualità, avendo 2 persone dentro lo studio, Giulia e David, che sono degli ottimi artisti, e chiamando sempre guest, sempre diciamo ospiti, ognuno esperto in uno stile, ok? Pronti a soddisfare le richieste del pubblico. In questo modo i lavori sono usciti sempre al 100%. Io credo, mi auguro, spero, che non voglio peccare presunzione, che non ci sia stato un cliente scontento. E di questo sono proprio felice, è quello che volevo, insomma. Era l'intento un po' che ci eravamo. Sì, sì, no, sì. Lasciati, è quello che io già il mio lavoro e mi piace tanto e continuo a seguirlo, che è, insomma, quello di vendita di gioielli fatti da me, quadri in tutte le convention in tatuaggi d'Europa. E questo era veramente il coronamento di un sogno, ecco, e questo sogno si è avverato. Ringrazio per questo la Giulia, David e ovviamente Rossella e Picio, con me sono i autori di questa, insomma, questa bellissima cosa, tutti gli artisti che sono venuti e soprattutto tutti i clienti, poi diventati amici, perché noi quando una persona entra comunque abbiamo un clima anche molto familiare, oltre che professionale, come insomma, si capta quando entri in una stanza per tatuare. E, insomma, per ringraziare anche tutti i clienti faremo il 21 un aperitivo barra mercatino natalizio barra lotteria in cui si vincerà un tatuaggio, e appunto per dire grazie a tutte le persone che hanno supportato, hanno creduto in noi e che spero continuino a farlo nel 2014. Mi auguro. Noi non diminuiremo l'impegno, anzi cercheremo sempre di dare nuovi artisti, e tra i nuovi vi anticipo già che tornerà Matteo Pasqualin, ritrattista eccezionale, Michele Agostini, altro ritrattista, per il giapponese Mario della Bottega dei Tatuaggi, Carlo del Pascolor e Cristian Vinza Concordo di Vicenza, Tribale Andrea Cecconi, insomma sempre il solito, diciamo, la solita crew, con però nuovi artisti, Pietro Setta nel suo stile, Andrea Pallocchini, in più abbiamo la Giulia che è l'artista resident che quest'anno è invitata alle più importanti convention europee, sarà a marzo a Parigi e siamo veramente fieri perché siamo andati sul sito della convention di Parigi, ci sono veramente pochi artisti italiani, noi siamo tra quelli, e a Milano, la convention di Milano, comunque la convention a livello importante a livello mondiale, e poi tutte le altre convention lo stesso bene e lo stesso importanti, e siamo sempre presenti. La Giulia ha fatto dei passi da gigante, secondo me è un fenomeno. David Coso è ugualmente bravissimo nel suo studio tradizionale, perciò guarda, insomma, il riassunto è felice, basta.